il creatore di prezzi, stupidità. Molto tempo fa e molto lontano c'era un re che regnava a Benares, nel nord dell'India. Uno dei suoi ministri si chiamava il costruttore reale di prezzi, era un uomo molto onesto. Il suo compito era quello di stabilire un prezzo equo per qualsiasi cosa il re volesse comprare o vendere. In alcune occasioni il re non ha gradito la sua produzione di prezzi. Non otteneva il profitto che voleva, non voleva pagare tanto quanto comprava né vendere a un prezzo che riteneva insufficiente. Così decise di cambiare il fabbricante di prezzi. Un giorno vide un giovane di bell'aspetto e pensò: «Questo ragazzo andrà bene per il mio posto di prezzista». Così licenziò il suo precedente e onesto prezzolato e nominò quest'uomo come nuovo prezzolato. L'uomo pensò: «Devo rendere felice il re comprando a prezzi molto bassi e vendendo a prezzi molto alti». Così rese i prezzi ridicoli, senza curarsi minimamente del valore delle cose. Questo fece guadagnare al re avido un sacco di soldi e lo rese molto felice. Nel frattempo, tutti gli altri che avevano a che fare con il nuovo fabbricante di prezzi, compresi gli altri ministri del re e la gente comune, divennero molto infelici. Un giorno arrivò a Benares un mercante di cavalli con 500 cavalli da vendere. C'erano stalloni, giumente e puledri. Il re invitò il mercante a palazzo e invitò il suo prezzolato reale a stabilire un prezzo per tutti i 500 cavalli. Il mercante, pensando solo di compiacere il re, disse: «L'intera mandria di cavalli vale una tazza di riso». Così il re ordinò di pagare una tazza di riso al mercante di cavalli e tutti i cavalli furono portati nelle stalle reali. Naturalmente il mercante era molto arrabbiato, ma al momento non poteva fare nulla. Più tardi sentì parlare del precedente prezzolato che aveva la reputazione di essere molto corretto e onesto. Così lo avvicinò e gli raccontò quello che era successo. Voleva sentire la sua opinione per ottenere un prezzo adeguato dal re. Il vecchio prezzolato disse: «Se farai come dico io, il re si convincerà del vero valore dei cavalli. Tornate dal prezzolato e soddisfatelo con un regalo prezioso. Chiedigli di dire il valore di una tazza di riso in presenza del re. Se accetta, vieni a dirmelo. Io andrò con te al re». Seguendo questo consiglio, il mercante si recò dal prezzolato e gli fece un regalo prezioso. Il regalo lo rese molto felice, tanto che capì il valore di compiacere il mercante di cavalli. Allora il mercante gli disse: «Sono stato molto contento della tua precedente valutazione. Puoi convincere il re del valore di una tazza di riso?» Lo stolto prezzolato rispose: «Perché no? Spiegherò il valore di una tazza di riso anche alla presenza del re». Così il prezzolato pensò che il mercante di cavalli fosse soddisfatto della sua tazza di riso. Organizzò un altro incontro con il re mentre il mercante era in partenza per il suo paese. Il mercante riferì al vecchio prezzolato e insieme andarono dal re. Tutti i ministri del re e la sua corte al completo erano nella sala delle riunioni reali. Il mercante di cavalli disse al re: «Mio signore, ho saputo che nel vostro paese tutta la mia mandria di 500 cavalli vale una tazza di riso. Prima di partire per il mio paese, voglio sapere il valore di una tazza di riso del vostro paese». Il re si rivolse al suo fedele prezzolato e disse: «Qual è il valore di una tazza di riso?» Lo sciocco fabbricante di prezzi, per compiacere il re, aveva precedentemente prezzato la mandria di cavalli a una tazza di riso. Ora, dopo aver ricevuto una tangente dal mercante di cavalli, voleva compiacere anche lui. Così rispose al re, nel suo modo più dignitoso: «Vostra Eccellenza, una tazza di riso vale la città di Benares, compreso il vostro harem e tutti i sobborghi della città. In altre parole, vale l'intero regno di Benares». All'udire ciò, i ministri reali e i saggi presenti nella sala delle assemblee cominciarono a ridere a crepapelle, schiaffeggiandosi i fianchi con le mani. Quando si calmarono un po', dissero: «Prima abbiamo sentito dire che il regno non ha prezzo, ora sentiamo dire che tutta Benares, con i suoi palazzi e le sue ville, vale solo una tazza di riso. La decisione del prezzolato reale è così strana. Dove ha trovato Sua Altezza un uomo del genere? È buono solo per compiacere un re come voi, non per stabilire prezzi equi per un mercante che vende i suoi cavalli di paese in paese». Sentendo le risate di tutta la corte e le parole dei suoi ministri e consiglieri, il re si vergognò. Così riportò il suo vecchio prezzolato alla sua posizione ufficiale. Accettò un nuovo prezzo equo per la mandria di cavalli, stabilito dal prezzolato onesto. Avendo imparato la lezione,
il re e il suo regno vissero con giustizia e prosperarono. La morale è: uno sciocco in un'alta carica può portare vergogna persino a un re.